Imperial Steel, along with thousands of other legal persons, is a part of our daily living. It is a member of our society. Avendo acquisito diritti giuridici e garanzie di una persona, non resta altro che chiedersi che tipo di persona è la corporation. Le corporation hanno i diritti di persone immortali, di un tipo particolare di persone, prive di coscienza morale. Sono persone particolari che per legge hanno il solo scopo di tutelare i loro azionisti e non la comunità o la forza lavoro. Il grande problema delle persone giuridiche è che non sono come tutti noi. Come disse il barone Turlough in Inghilterra, non hanno un'anima da salvare né un corpo da incarcerare. Molta gente, pensando alle corporation, commette l'errore di considerarle come noi. La General Electric è come un anziano signore con molta esperienza. La Nike. Giovane. Energica. La Microsoft. Aggressiva. McDonald's. Giovane. Estroversa. Entusiasta. La Monsanto. Vestita in modo impeccabile. La Disney. Come Pippo. The Body Shop. Ingannevole. Adorabile. Perché sai cos'è? No. Credono che abbiano sentimenti, orientamenti politici, principi, ma in realtà hanno una cosa sola, la bottom line, il fine ultimo, come aumentare i profitti ad ogni bilancio trimestrale. Tutto qui. Of course they make a profit, and it's a good thing. That's the incentive that makes capitalism work, to give us more of the things that we need. That's the incentive that other economic systems lack. La gente ci accusa di badare solo al lato economico perché credono che l'unico pensiero nella mente di un uomo d'affari sia il denaro. E non è così, perché noi uomini d'affari sappiamo che c'è bisogno di proteggere l'ambiente, ma abbiamo anche bisogno di essere considerati membri costruttivi della società.